Un incontro per confrontarsi sulle esperienze che altre regioni italiane stanno portando avanti sul tema del riordino del settore del diritto allo studio. A Pescara, su invito dell'assessore Marinella Sclocco, è intervenuto Carmelo Ursini, presidente dell'associazione nazionale che raggruppa tutte le aziende per il diritto allo studio. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli Atenei e delle ASU abruzzesi, a cui Ursini ha spiegato le novità introdotte dalle recenti modifiche legislative, che tracciano un'evoluzione del diritto allo studio verso politiche integrate sui territori, coordinati dalla Regione in collaborazione con gli altri enti locali. Per Ursino è poi fondamentale rivedere anche le fonti di finanziamento, che vanno ampliate individuando nuovi canali che dovranno sostenere non più solo le borse di studio, ma anche altri servizi, dai trasporti ai contributi per gli affitti.